Salve, mai come in questo momento io credo possiamo essere orgogliosi di far parte di questo stupendo Servizio Sanitario Nazionale che sta dando tutto se stesso per aiutare la popolazione. Grazie davvero a tutti, grazie alle direzioni strategiche, grazie a tutti gli operatori, dal primo all'ultimo, grazie a tutti quelli che in questi momenti si stanno sacrificando in una lotta contro il tempo per cercare di cambiare percorsi, attrezzare gli ospedali con nuovi posti letto, dedicati a questa epidemia. Grazie davvero con il cuore. Evitare contatti ravvicinati mantenendo 1 metro di distanza. Assolutamente necessario coprirsi la bocca e il naso con dei fazzoletti monouso quando si starnutisce e quando si tossisce. Non toccare bocca, naso, occhi con le mani. Evita di stringere la mano e di abbracciarti. Almeno fino a quando questa emergenza non sarà finita. Se hai sintomi simili all'influenza, resta a casa. Non recarti al pronto soccorso né presso gli studi medici, mi raccomando. Contatta il tuo medico di famiglia o per i tuoi bambini il pediatra. Chiama il 112 o il 1005 del Ministero della Salute. Chiamate i numeri regionali dedicati all'emergenza sanitaria. Un ultimo grazie a tutte le federazioni regionali. Cerchiamo di essere uniti in questa battaglia contro l'epidemia, nel quale l'unità sarà la nostra forza.